tutto. Rendere più trasparenti i meccanismi non disciplinati nelle scorse edizioni è la novità più importante del nuovo regolamento del premio letterario Città di Bari Pinuccio Tatarella che si terrà a settembre. La codificazione delle regole cristallizza la prassi organizzativa delle precedenti edizioni ma introduce anche qualche modifica. La giuria scientifica che valuterà le opere in concorso sarà nominata da un comitato di gestione coordinato dal sindaco di Bari, Michele Emiliano, e composto dal rettore dell'Ateneo locale, Corrado Petrocelli, dalla preside della facoltà di lettere Grazia Di Staso, dal regista Gennaro Nunziante e dal consigliere per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bari, Paolo Ponzio. Il comitato di gestione, inoltre, nominerà anche un comitato tecnico per valutare l'ammissibilità al premio delle opere proposte. Il concorso prevede una nuova sezione dedicata alla saggistica, oltre alla tradizionale categoria prevista per la narrativa. Due premi speciali saranno assegnati ad autori di prestigio e personalità di rilievo del panorama letterario nazionale ed internazionale. L'ultima novità riguarda l'intitolazione. Il premio non sarà più denominato Costiera del Levante, ma manterrà il nome del suo ideatore, Pinuccio Tatarella. Per il sindaco Emiliano, il riferimento al politico di Cerignola, scomparso l'8 febbraio del 99, è un atto dovuto alla memoria di un uomo che ha offerto un contributo importante alla crescita della città.